voglio parlarvi delle famosissime maschere per capelli della Fructise. Queste sono le Hair Food e sono delle maschere al 98% di ingredienti naturali. Allora, vediamo se poi effettivamente sarà così. Io ne ho acquistate due d'acqua e sapone che erano anche in offerta. Oddio, un'offerta è un parolone perché le ho pagate 5... Le ho pagate 5 euro, in realtà sono 5,50, quindi che cosa ho risparmiato? 1 euro in realtà su due pezzi. Allora, io ho acquistato il Fructise Hair Food Papaya, che è riparatrice, e l'altra invece ha le bacche di goji, colore brillante, visto che ho fatto il colore da poco. Poi abbiamo la maschera alla banana per capelli secchi e sfibrati, e l'altra la macadamia, per lisciare i capelli, quindi lisciante. Non mi è sembrato il caso di acquistare quelle due, ho acquistato queste qui che mi sembravano un pochettino più adatte alla problematica che ho io per i miei capelli. Ricordo che la papaya è ottima per esempio per le doppie punte, quindi vedremo un attimino. Allora, qui dice che hanno il 98% di ingredienti di origine naturale. Io ho dato un'occhiata all'inci, poi vi faccio vedere anche come le ho applicate io comunque queste maschere, ma parto principalmente dall'inci. Allora, l'inci è un inci accettabile, nel senso che ha tantissimi pallini verdi e tantissimi pallini gialli, ma se cercate un prodotto eco bio questo non lo è assolutamente, perché all'interno ci sono due ingredienti con pallini rossi che danneggiano soprattutto l'ambiente. Voi sapete che questi prodotti comunque vanno negli scarichi e quindi per quanto riguarda l'ecosostenibilità non sono il massimo. Se invece cercate un prodotto che comunque è accettabile, quindi senza siliconi, senza parabeni, allora sono dei prodotti che si possono tranquillamente utilizzare sui capelli. Vi faccio vedere uno screenshot di due ingredienti di cui parlo. Allora, a mio parere comunque sono dei buoni prodotti da supermercato, sono dei prodotti che è difficile trovare, hanno all'interno comunque tanti oli, tanti estratti, e credo che comunque siano dei prodotti abbastanza validi. Ovviamente non tocco l'ecosostenibilità perché non mi riguarda, però ovviamente ve l'ho voluto dire lo stesso. Un altro piccolo appunto su queste maschere è il fatto che sono vegan. Allora, come le ho utilizzate? Ho utilizzato questa qui alle bacche di goji come balsamo, quindi ho lavato i capelli, dopodiché li ho pettinati e ho applicato il balsamo. Devo dire che già dalla prima applicazione si sente che il prodotto non è corposo, non è pesante, quindi anche se ho i capelli grassi, devo dire la verità, non ho avvertito questa pesantezza, anzi, dopo averli sciacquati, ho sentito comunque il capello molto morbido e molto leggero, non l'ho sentito pesante o unto. Ho sciacquato comunque benissimo il balsamo, ma se il balsamo di solito è pesante si avverte anche se lo sciacqui tante volte. Quindi devo dire che come balsamo non è affatto male, mentre dopo aver asciugato i capelli ho deciso di provare questa qui alla papaya invece come styling, perché non so se sapete, queste maschere si possono utilizzare sia come maschera che come balsamo che come appunto balsamo senza risciacquo. Questa alla papaya, che comunque è una maschera che va bene per le doppie punte, ho deciso di applicarla come balsamo senza risciacquo, quindi alla fine quando ho asciugato i capelli, quando li ho pettinati o magari quando avete fatto la piastra, li avete stirati, tutto quello che volete, applicate una noce proprio piccolissima di prodotto sulle lunghezze e vedrete che i capelli risulteranno immediatamente più morbidi e districati. È una cosa impressionante, vi devo dire la verità, non me l'aspettavo. Questa maschera è fantastica, soprattutto utilizzata come balsamo senza risciacquo. Io proprio ho notato i capelli districarsi, essere molto più morbidi al tatto, l'effetto anticrespo è andato via, quindi per me è super super promossa. Parliamo del profumo. La profumazione non è il massimo perché sono troppo dolci, ragazzi, sono proprio... sono pesanti come profumazione. Questo per esempio mi ricorda il mango più che la papaya, e questo qui un po' la fragola, non,
non vi so dire perché. Ah, ecco, oddio, mi sono sporcata. No. Sciroppo alla fragola. Se ne avete presente lo sciroppo che si prendeva da piccoli, no? Quello rosa, la fragola, uguale. Quindi sono veramente troppo troppo profumate. Anche se poi sul capello effettivamente sono piacevoli come profumazioni perché rimangono, ma sono molto più delicate rispetto alla scatola, ecco, a quello che c'è nella scatola. Tutto sommato, il mio voto per queste maschere è decisamente un 8. Mi piacciono molto, io noto i miei capelli molto leggeri, davvero tanto. Allora, per quanto riguarda le maschere, vi ho detto la mia, ecco, per me sono assolutamente promosse. Poi, da quel sapone, volevo farvi vedere un attimino quello che ho acquistato, perché ho trovato dei prodotti della Geomare in offerta e volevo assolutamente farveli vedere. Ho trovato, ovviamente, il latte solare filtro 30. Ne ho parlato nel video precedente, se non l'avete visto, ho parlato di tutti i solari con buonici che si possono reperire nei vari ipermercati e supermercati, quindi se non l'avete visto vi lascio il link qui cliccando sempre a destra sulla i, vi riporta direttamente al video. Lo volevo da tanto questo qui della Geomare perché dalle mie parti non lo riesco a trovare, a questa sapone più vicino a casa mia è a Termoli, quindi comunque visto che mi sono trovata ho deciso di prenderlo. Questa è protezione 30 perché il colore della mia pelle non è molto chiaro, non è neanche troppo scuro, quindi penso che come filtro vada bene. Ho sempre utilizzato il 30, ma il 50. È stato praticamente questo pacco, sempre della Geomare, anticellulite, dove all'interno c'è, dove dentro c'è il bagnoschiuma e lo scrub e più anche il massaggiatore anticellulite. Vabbè, vi faccio vedere. Allora, c'è lo scrub, questo è lo scrub allo zucchero drenante, levigante per la pelle, effetto anti-acqua e all'olio di argan, quindi la profumazione è quella che piace a me perché io amo la profumazione all'argan, anche se poi effettivamente non so se avete sentito il vero profumo dell'argan, puzza da morire, non so perché mettono questa nota orientale, profumazione orientale all'interno dell'argan, uguale per tutti i prodotti ed è veramente ottimo. E poi c'è il doccia sugar con olio di argan, vellutante e addolcente, buono, 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 buono. Ecco qui il l'oggettino che è all'interno per i massaggi, deve essere veramente molto molto utile. Il pacchetto completo l'ho pagato 5 euro, mentre per quanto riguarda questo, il solare, mi ero dimenticata di dirvi il prezzo, l'ho pagato 7 euro, era in offerta, era quello che costava di meno, cioè tutti i solari costavano dagli 11, 15, 17 euro, questo era quello che costava di meno. Poi sono passata anche da Kiko, visto che vi trovo vi faccio vedere quello che ho preso, e ho preso questo mascara della collezione Green Me, non so se l'avete visto sul mio blog, vi ho parlato di questi prodotti, vi ho fatto vedere anche l'inci di tutta la collezione, quindi vi lascio qui il link se volete andarvi a dare un'occhiata, e ho preso il mascara perché lo volevo provare e l'ho addosso in questo momento e ho notato subito un effetto allungante alle ciglia. Sarà che il mio mascara precedente ormai era finito, quindi in realtà non allungava proprio niente, però ho notato appunto questo fantastico effetto allungante che mi piace parecchio. Vedremo come si comporterà appunto a lungo andare, perché devo vedere se si scioglie, se mi dà fastidio agli occhi, però per il momento come prima impressione non è affatto male. Allora ragazzi, questo è tutto, spero comunque che il mio video vi sia stato utile per quanto riguarda le maschere, spero di avervi dato diciamo un'illuminazione su questi prodotti e niente, fatemi sapere se voi avete provate, anche se avete provato gli altri due maschere, cosa ne pensate, così magari se qualcuno ha i capelli secchi vi potete dare qualche consiglio scrivendolo appunto nei commenti. Lasciate tanti pollici in su, mi raccomando, e iscrivetevi al canale se siete nuove, se siete passate di qui, e ricordatevi di iscrivervi al mio Instagram, vi lascio tutti i link giù nell'info box. Vi mando un grossissimo bacio e alla prossima, ciao!